Quando parliamo di diritto d'autore, io invito sempre a, in realtà poi questo è l'approccio classico, no? Si studia sempre, diciamo, secondo queste due ottiche. Non solo il diritto d'autore, tutta la proprietà intellettuale, quindi anche i brevetti, i marchi, tutti gli argomenti classici del diritto alla proprietà intellettuale, nella maggior parte dei casi vanno studiati prima da un'ottica del titolare dei diritti, cioè di colui che crea il contenuto e che lo produce e quindi ha interesse a sapere quali sono i diritti sulle sue opere e a tutelarli, no? L'avevo già detto prima nell'introduzione. Però c'è anche l'altra ottica, l'ottica invece di tutti coloro che poi arrivano a queste opere e devono sapere in quali limiti li possono utilizzare o non utilizzare. Io vi chiedo, ma voi da che parte state nel vostro ruolo di docente? Esatto, ma non solo voi, in realtà siamo sempre tutti ormai, no? Anche l'hacker civico che si occupa di open data non è mai né solo titolare dei diritti né solo riutilizzatore di qualcosa d'altro, perché questa è la situazione. Adesso questo confine, questa linea bianca, no? Che così è netta, in realtà sarebbe molto più sfumata, perché effettivamente il digitale ci porta a essere sempre in una situazione ibrida, per cui siamo sia creatori che utilizzatori di qualcosa che è stato precedentemente creato da altri. Però per studiare la materia, per capirla, rimaniamo un attimo sull'approccio classico. Quindi prima, adesso vedremo un pochettino quali sono i diritti e a chi appartengono, quindi il lato titolare dei diritti, e poi vedremo dall'altra parte, quando ci spostiamo da semplici utilizzatori, nell'ottica dei semplici utilizzatori, quali sono i margini d'azione con cui possiamo muoverci sulle opere create da altri soggetti. I primi due articoli della legge sul diritto d'autore, cioè articolo 1 e 2 della legge 73 del 41, che è la nostra legge sul diritto d'autore, ci dicono di cosa si occupa il diritto d'autore e ci servono per capire, diciamo, per evitare di cadere nei classici equivoci per cui, non so, uno pensa che il brevetto sia la stessa cosa del diritto d'autore, il marchio. Cioè, il diritto d'autore è un istituto giuridico chiaro, abbastanza definito, ha una sua legge di riferimento, che è la 73 del 41 e qualche articolo del codice civile, quindi cerchiamo di capire di cosa si occupa, perché se non siamo sotto il cappello del diritto d'autore può essere che siamo sotto il cappello di qualche altro istituto giuridico, quindi si rischia di fare confusione. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo, e questo concetto di carattere creativo lo vedremo spesso tornare, perché appunto è proprio l'elemento costitutivo del diritto d'autore. Dice che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi sostanzialmente elenca in una riga, in due righe, i principali campi della creatività umana e poi aggiunge qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, che è una formula d'apertura, perché il legislatore del 41 aveva già pensato, aveva già intuito che probabilmente la creatività umana si sarebbe evoluta parallelamente alla tecnologia, ed è quello che è successo. Il secondo comma, questo secondo paragrafo, in realtà poi mi è stato aggiunto successivamente, l'ho un po' abbreviato, però dice che sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche didattiche per la scelta e disposizione del materiale costituiscono la creazione intellettuale dell'autore. Metto l'accento solo su tre paroline, come opere letterarie, invito gli informatici presenti a non parlare. Però so che quando faccio lezioni ai docenti che vengono invece dalle facoltà umanistiche letterarie, vedere che parlare il software, i programmi per l'elaboratore alle opere letterarie spesso disorienta un po'. Mi disorienta, ovvio, ripeto, non informatici. Però il software a tutti gli effetti è linguaggio di programmazione, non so se avete mai visto un informatico sviluppare, no? Sviluppa in alcuni linguaggi che sono quelli diffusi e più in uso, e a tutti gli effetti un programma ha una sua sintassi, delle regole, un informatico mi sa dire se un software è stato scritto bene o male, no? Nel senso, questa cosa si poteva fare meglio, si poteva fare prima, si poteva spostare di qua, è ridondante. Ok, quindi il legislatore, non solo quello italiano, ma in generale quasi tutti i sistemi di ordinamenti che hanno una tutela del software sotto copyright, equiparano il software ad un'opera letteraria. L'articolo 2 cosa fa? Divide questo elenco che è comparso in un paio di righe, lo divide in 10 categorie molto più dettagliate e dice che sono in particolare comprese nella protezione le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quindi in generale le opere letterarie, le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative similari, compresa la scenografia, le opere, scusate, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, muto sonora,
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. La norma fino al 1941, cioè scusate, la norma del 1941 nella sua versione originaria si fermava qua, arrivava al punto 7. I successivi punti ovviamente riusciremo a capire, i successivi punti invece si occupano di forme di creatività che sono arrivate successivamente e tutte figlie di direttive europee, cioè tutta questa materia negli ultimi 20 anni è stata più o meno innovata sulla spinta del legislatore europeo. Quindi il programma in questa parte, il punto 8, è stato aggiunto nel 92, nel 96 la parte sulle banche dati, nel 2004-2005 se ricordo bene la parte sul design industriale. Quindi i programmi per il lavoratore in qualsiasi forma espressi perché originali, le banche di dati di cui secondo me bla bla bla, e le opere del disegno industriale che consentono per sé carattere creativo e valore artistico. Queste sono tutte 10 le categorie in cui vengono classificate le opere dell'ingegno. Quindi se una creazione non è una di queste 10, deve essere, come dire, il campanello d'allarme che forse non siamo sotto l'ambito del diritto d'autore. È vero che c'è quella formula che abbiamo visto prima, ma qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, che lascia abbastanza aperta, però è un sintomo, un'indicazione che forse siamo sotto un altro tipo di tutela, o forse non siamo sotto nessuna tutela, magari non c'è nessun istituto giuridico che tuteli quella cosa lì che voi invece pensate che sia tutelata. Ok? La creatività digitale in realtà mischia un po' le carte, no? Nel senso che è proprio che qualunque ne sia il modo la forma di espressione, perché un sito web, che cos'è? Un sito web non è letteratura, non è scultura, non è disegno, però è un po' tutte di queste cose, la scultura no, diciamo arte figurativa, perché c'è della grafica, ci sono delle immagini, ci sono delle icone, ci sono dei video, quindi magari anche arte cinematografica, quindi la creatività multimediale, potremmo dire, in realtà mischia un po' quelle carte e va a toccare, va a prendere gli elementi di tutte queste categorie.